Il suo lavoro fa parte delle collezioni dei più grandi musei del mondo. Martin Parr è senza ombra di dubbio uno dei fotografi più riconoscibili e influenti del pianeta. Forse perché in un'epoca dove tutto tende a essere polarizzato, Parr ha invece deciso di concentrarsi su una enorme, inesplorata zona d'ombra per la fotografia, quella dell'ordinario. Ha detto che il mondo è pieno di fotografie di cose drammatiche e non perché queste cose interessino davvero i fotografi. In quelle fotografie molto spesso non c'è alcun interesse per la condizione immortalata, ma solo l'ipocrisia di fotografie tutte uguali, realizzate solo per impressionare. Parr, invece, è stato il primo a osservare davvero aspetti che ognuno di noi incontra ogni giorno, ma di cui non si accorge. Con le sue foto assurde, ironiche e drammatiche allo stesso tempo, Martin Parr ha introdotto la possibilità di un linguaggio nuovo. Il grande paesaggio della società si può vedere nelle piccole cose, nelle nostre ossessioni, in ciò che mangiamo e indossiamo, nei nostri movimenti, negli sguardi, nei luoghi che frequentiamo per abitudine o per status, negli atteggiamenti all'apparenza e solo all'apparenza insignificanti che abbiamo ogni giorno, perché il diavolo sta nei dettagli e Martin Parr è riuscito a trovarlo.